Un collegamento speciale, quello di oggi, 15 agosto, in cui la Chiesa celebra l'Assunzione della Vergine Maria. Noi siamo collegati via Skype ormai con un'amica di Padre Pio TV, che è Cristina Righi, che insieme a suo marito Giorgio Epicoco ha scritto un libro intitolato Noi, storia di una Chiesa domestica, che abbiamo presentato qualche tempo fa qui in collegamento con Padre Pio TV. Ciao Cristina, ben trovata. Ciao carissima, grazie. E allora, oggi ecco, potremmo dire ci ritroviamo di nuovo in collegamento Skype perché un libro ci ha fatti incontrare. Abbiamo parlato di questo volume che hai scritto a quattro mani con tuo marito Giorgio, Noi, storia di una chiesa domestica. Facciamo in questo modo, come dire, rinfreschiamo un po' la memoria dei nostri telespettatori, riprendiamo un attimo da dove ce l'avamo lasciati, qualche indicazione su questo libro che voi avete scritto e che credo tu abbia anche tra le mani lì sulla scrivania, che so sei in diretta dalla cucina di tua figlia, quindi più chiesa domestica di questa, Cristina. A tutti gli effetti. Sì, ecco, il libro è questo. Tra l'altro, oggi, non potendo essere Giorgio accanto a me, è come se ci fosse, perché siamo appunto un noi, eccoci qua. E sì, noi scrivemmo questo libro come testimonianza della nostra storia, un'opera che il Signore ci ha chiesto per raccontare agli altri una rinascita. E proprio attraverso questa storia noi siamo stati poi chiamati proprio dalle tenebre alla luce ad occuparci di famiglia, soprattutto di aiuto alla relazione di coppia, delle coppie, oltre che poi, proprio prendendoci cura di questo, anche ad essere padrini di numerosi figliocci. Attualmente siamo a 55 figliocci di battesimo. E nell'accompagnare queste coppie, noi ci siamo anche molto legati ai santi, proprio a cominciare da San Pio, che è stato il primo santo che ci è venuto incontro, e via via, fino a conoscere i nostri amati, che ho qui alle spalle perché non potrei stare senza, Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, beati, la prima coppia di coniugi, e che oltretutto rappresenta l'associazione Amarlui, di cui noi siamo responsabili a Perugia, associazione nazionale che ha questa sezione a Perugia di cui noi ci occupiamo. E occupandoci appunto delle famiglie è nato un bellissimo cammino di fede, che consiste sia in un momento di preghiera molto bello che noi viviamo proprio a casa nostra, nella nostra chiesa domestica, e poi anche un cammino di catechesi che viene fatto a cadenza mensile, ovviamente pre-coronavirus, e poi ci siamo trovati, come tutti, a dover un attimo staccare. Ma anche se però non abbiamo mai staccato veramente. E questo è stato anche un po' il senso di quello che poi è avvenuto anche oggi, anche adesso in questo tempo. Ecco Cristina, oggi è 15 d'agosto, come dire, nel resto del mondo è Ferragosto, quindi si festeggia questa giornata di festa in cui per quanto possibile in questa estate particolare del 2020 si farà qualche gita fuori porta, si cercherà di rilassarsi e di stare magari in famiglia. Però ecco, in particolare per noi cristiani cattolici oggi è la festa, si celebra l'Assunzione della Vergine Maria. Abbiamo scelto di collegarci con voi oggi appunto perché vogliamo parlare di un percorso importante che avete fatto durante appunto il periodo della quarantena. Avete tenuto insieme attraverso la preghiera e la consacrazione al cuore immacolato di Maria tante famiglie e tante coppie che avete tenuto insieme attraverso la preghiera, è così? Esattamente, proprio perché noi ci siamo trovati un po' interrotti, no? Interrotti di tutto, di vivere il percorso delle catechesi, i nostri cenacoli di preghiera,
E proprio perché noi abbiamo una particolarità che in relazione all'associazione Amarlui, quindi dei Beati, noi abbiamo avuto il dono a casa nostra di una cappellina con la custodia del Santissimo Sacramento. E allora, proprio in quei giorni, no, in cui vivevamo questa pandemia, noi ci sentivamo particolarmente responsabili anche delle famiglie, no, che normalmente accompagniamo, e ci siamo detti cosa possiamo fare oltre che sentirci quotidianamente attraverso i canali, WhatsApp, eccetera, per poter però sostenere noi stessi e anche questo mondo che ci circonda. E così ci è venuto in mente di vivere con tutte le famiglie, che poi non sono state soltanto quelle locali di cui ci occupiamo, ma anche un po' in tutta Italia si è verificato questo incontro. Ci è venuto in mente di vivere il percorso di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, quello proprio legato al trattato della vera devozione di San Luigi del Monforto, praticamente, che essendo proprio articolato in addirittura 33 giorni, ci avrebbe impegnato parecchio quotidianamente tutti insieme. Ma noi siamo voluti partire da questo, dalla preghiera attraverso Maria per arrivare a Gesù, proprio perché noi sappiamo, anche quando ci prendiamo cura delle coppie, che tutto il nostro essere, anche nel concreto, nel quotidiano, si snoda e si vive attraverso questo nutrimento. Perché noi, come diciamo sempre, con le nostre forze non ce la possiamo fare. E devo dire che soprattutto in questo tempo anche di lockdown, se già c'erano delle crisi nelle famiglie, e queste potevano o migliorare per approfittare del momento, che poteva anche essere, tra virgolette, utile, no? Oppure anche peggiorare. E questo vivere la relazione, magari in piccole mura domestiche, attraverso la preghiera di consacrazione, è stato davvero un toccasana. Perché? Perché fondamentalmente quello che dovevamo fare era risvegliare anche la nostra conversione, mancando proprio quello che è il necessario, cioè no, in quel tempo il pane quotidiano, cioè l'Eucaristia, qualcosa dovevamo vivere ancora più in profondità. E per esempio, no, già nelle prime fasi di questa preghiera di consacrazione si viveva quello che è un po' il distacco da noi stessi, ma anche dai beni. E questo vivere le tappe è stato davvero un rimettere in mano un cammino di fede, un percorso che ci ha accomunato giorno per giorno, vivendolo anche poi insieme, praticamente con gli stessi passi, con la stessa intensità, anche diciamo con gli stessi ritmi, e collegando appunto anche tante famiglie di tutta Italia. E questo poi ha comportato anche che in certi momenti ci incontrassimo anche con altri mezzi, no? Che abbiamo avuto il modo tutti di vivere, per esempio il sistema dello Zoom. Quindi ci vedevamo come famiglie e quindi rimettevamo insieme questi piccoli passi, no? Questi piccoli pezzi. E questo è stato davvero un grande collante, perché ci siamo anche resi conto che forse proprio questo è veramente il tempo di Maria, e proprio oggi, no? Possiamo dirlo in maniera piena, no? Questa Maria assunta in cielo, ma questa Maria che ha detto il suo sì. E per le famiglie questo sì è importantissimo, perché si riallaccia al sì che noi abbiamo anche detto il giorno del nostro matrimonio. E spesso non era facile trovarsi a vivere con quello che giorno per giorno ci capitava anche, no? Tutto quello che abbiamo vissuto tutti, in tutta Italia, anche Certo. in tutto il mondo.
Allora, Cristina, noi facciamo adesso idealmente un salto indietro nel tempo perché voi avete raccolto le testimonianze video, quindi realizzate con smartphone e realizzate da queste famiglie, da queste coppie, le avete messe insieme ed è venuto un collage di brevi testimonianze che possiamo dire da un punto di vista tecnico, ecco, non sono il Sì. top, però hanno un significato molto bello e molto forte che vogliamo condividere insieme ai nostri amici telespettatori. Vediamole e poi torniamo. Questo è il mese di Maria. Questo mese dedicato alla Madonna, un invito a tutte le famiglie a pregare, a consacrarsi al cuore immacolato di Maria. Noi in questo momento di difficoltà e di incertezza che ogni famiglia, ogni matrimonio sta affrontando a causa di questo virus, abbiamo deciso di scegliere in questo mese di maggio, così caro alla Madonna, la consacrazione al cuore immacolato di Maria. La preghiera quotidiana del rosario ci ha colmato di speranza. Amen. Cari fratelli, buongiorno. Come superare una durissima quarantena se non sai suonare la chitarra e non hai un balcone dove cantare? L'arma è questa. Ciao a tutti, io sono Alessandro. Tutto, la nostra attività, la nostra famiglia, a lei e siamo sicuramente protetti. La forza nei momenti difficili e soprattutto in questo periodo di pandemia, sia come coppia unita nel sacramento del matrimonio che come famiglia, ci è data dal Santo Rosario. Siamo Giulia, Simone, Pietro, Maria Caterina e le nostre armi. Le nostre armi. Eccoci nella nostra chiesa domestica a pregare il cuore immacolato di Maria, che solo lei con suo figlio Gesù sono la nostra salvezza. Amen. 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 Uniti nella preghiera, insieme, dopo 35 anni di matrimonio, due doni stupendi che sono stati i nostri figli, uno presente, l'altro no, all'estero, con un'arma importante, buona ed efficace, la corona, il Santo Rosario tutti i giorni. Ciao, noi come famiglia in questo periodo di pandemia abbiamo sperimentato la forza di Maria pregando il Rosario, Santo Rosario. Nella nostra chiesa domestica la nostra forza quotidiana è il Rosario. Viva Maria! Andrà tutto bene. Tante volte in questi giorni abbiamo sentito queste parole, ma noi ci crediamo veramente. E sapete perché? Perché sin dall'inizio della quarantena, insieme ad altre famiglie, ci siamo affidati a Maria e al suo cuore immacolato. Eccoci qui, come ogni sera, a pregare chi, bambini? Maria! E Gesù! E Gesù! Vogliamo consacrare la nostra famiglia al cuore immacolato di Maria. Ora come ora l'unica cosa che ci dà forza e speranza è l'affidamento al cuore immacolato di Maria. E per questo abbiamo deciso di fare la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Buonasera a tutti, questo è il mese della Madonnina. Quindi il mese in cui dobbiamo consacrare il nostro cuore a Maria, che è la nostra mamma e la nostra forza. Viva il cuore immacolato di Maria, mediatrice di grazie. In questo tempo di deserto e di isolamento, forte anche nella fratellanza che ci unisce tra tante coppie dell'associazione Amar Lui, ci siamo fatti guidare da Maria, consacrandoci al suo cuore immacolato. È il mese di maggio, è importante in questo periodo consacrarsi al cuore immacolato di Maria. Il nostro non è mai stato un tempo. E allora noi vogliamo utilizzare non l'arma, ma l'unico strumento efficace, che è questo.
perché ci affidiamo a lei che tutto può. Ciao a tutti, siamo Francesca e Stefano. Siamo una delle tante famiglie che in questo momento difficile si sono armate e si sono consacrate al cuore immacolato di Maria. La forza nel rosario che ci tiene uniti anche nel sacramento del matrimonio. In questo tempo così particolare, privati dell'Eucaristia quotidiana, troviamo la nostra forza nella preghiera del rosario e certi che il cuore immacolato di Maria trionferà. E l'arma è il Santo Rosario. Consacrarsi al suo cuore immacolato è una garanzia e una protezione sicura. E vi volevamo proporre, in questo mese di maggio dedicato alla Beata Vergine Maria, di fare la consacrazione al suo cuore immacolato. La nostra famiglia ha come unica forza il rosario e la consacrazione al cuore di Maria. Ciao, buon mese di maggio. Vi saluto a tutti e a tutti auguro felicità. Il rosario non lo dimenticate, che è la compagnia che rimane anche mentre si dorme. Allora Cristina, abbiamo visto insieme queste testimonianze appunto raccolte durante il mese di maggio, ma non solo, di queste famiglie che, come hai detto tu, avete tenuto in piedi, famiglie che seguite in un cammino di fede, e a tenerle in piedi è stata, immagino, soprattutto in maniera fondamentale la preghiera. Quando vi siete trovati con tuo marito Giorgio a raccogliere queste testimonianze, posso chiederti che sensazioni hai provato? Che sentimenti hanno suscitato in te le parole di queste persone, di queste coppie, di queste famiglie? È stato un gran bel frutto, perché intanto c'era questo entusiasmo di poterlo condividere e per poter anche proprio urlare, no, al mondo la potenza del cuore immacolato di Maria. Ma poi è stato bello anche perché molte famiglie, sì, avete visto i video, sono anche davvero molto casalinghi, no? Ma poi spesso erano anche animati dai bambini, no? Quindi anche è stato bello perché molti hanno potuto condividere la preghiera con i figli, e ci sono state anche famiglie che non avevano l'abitudine di pregare insieme, secondo tra l'altro le indicazioni, no, del trattato della vera devozione, che andavano sempre in crescendo. Quindi per noi è stata una gioia immensa, perché ci siamo guardati con Giorgio, che oltretutto per noi è un ricevere a nostra volta, perché poi è un rimetterci in discussione nella preghiera anche noi, e però vedere, no, questa gioia, questo entusiasmo che ci univa, no, magari da Mantova a Bari, perché ci sono appunto famiglie dal nord al sud, e le nostre famiglie, e anche momenti diciamo di inquietudine, perché per esempio pregando queste preghiere, no, del trattato, a un certo punto ti viene detto: guarda che questa è una cosa seria, e che addirittura quando avrai finito, no, di pregare e ti sarai consacrata, viene chiamata una sorta di schiavitù, una santa schiavitù, perché la schiavitù a Gesù, che è, penso, la massima libertà, dice: probabile che potrai anche vivere delle prove, qualcosa di più difficile. Allora queste famiglie che ci dicevano: mamma mia, ma ho quasi paura, invece no, perché quelle prove tu riuscirai a sostenerle in maniera così rocciosa che forse non ce la potresti fare da solo. E questo è stato anche la grande forza che ha legato queste famiglie, pensando poi anche al mondo che ci circonda, perché ognuno di noi ha potuto, e anche per loro, riguardare davvero al proprio peccato, alla propria conversione. Spesso noi guardiamo sempre agli altri, no? E diciamo: ah, questo mondo non funziona, quelli sono cattivi e tutto. È vero che c'è il male, ma è anche vero che io devo pensare anche a che cosa faccio io, Cristina, noi coppia, noi famiglia,
per, no, per il bene di poi di tutta l'umanità. E allora davvero possiamo giudicare il peccato e mai il peccatore. Il peccato sì, giudicare quello che è male. E tutto questo, queste famiglie e anche noi, abbiamo potuto vedere come davvero attraverso l'amore incondizionato di Maria abbiamo potuto superare molti ostacoli, ma nel concreto, davvero nel vedere che poi dentro queste mura ci siamo e si sono trovate le famiglie così vicine anche nello scontro, a dire beh, che cosa noi diciamo sempre, che l'altro è il povero che dobbiamo rendere ricco, no? Ma quando qualcosa non va nella relazione, non è semplice. E allora ecco la domanda: che cosa posso fare, quali strumenti ho per guardarti e per rendere migliore, no, la nostra storia? E così ecco queste famiglie nel condividere anche questi piccoli video ce l'hanno fatta e ce la stanno facendo, perché poi la bellezza della consacrazione al cuore immacolato di Maria è che è per sempre, quindi rafforza il per sempre del matrimonio, così come anche la relazione, no, con Dio, ma anche questo per sempre di ricelebrare ogni anno questo rapporto particolarissimo con la Mamma Celeste, perché alla fine dei 33 giorni ciascuno di noi ha dovuto proprio firmare e recitare nell'ambito di una celebrazione eucaristica il proprio atto di consacrazione, che noi l'abbiamo vissuto, è stato il 13 maggio, no? Appunto la festa di Maria, ma non potevamo celebrare l'Eucaristia vera e propria. E quindi c'è stato tutto un poterla vedere attraverso, no, lo streaming. Posso far vedere perché ce l'ho qui, ecco che l'atto di consacrazione è questo, che poi viene firmato e ci viene messa proprio la data, ed è un vero e proprio impegno, no? Certo. Ecco, non so se si vede. Si vede benissimo, sì. Cristina. Sì, ecco, è un impegno che poi saremo chiamati a riallearci, no? E quindi è veramente un cammino che ha impegnato queste famiglie, e noi siamo riuscite a non perderci di vista, ad essere comunque legati a questo percorso molto molto bello e profondo, che oltretutto ci lega alla Vergine Maria, ma anche a tutti i santi del cielo, che oltretutto sono stati così legati a Maria. Appunto penso al nostro caro San Pio, che ci ha sostenuto tanto anche lui in questo tempo, attraverso i nostri angeli custodi, per esempio, che mandavamo continuamente al nostro San Pio. Che bella questa testimonianza, ma davvero edificanti anche le parole delle tante famiglie che si sono consacrate al cuore immacolato di Maria. Cristina, come fare per entrare in contatto con te e con appunto magari un telespettatore, una telespettatrice sta seguendo questa intervista, la seguirà in futuro e vorrebbe anche lei con la sua famiglia fare questo cammino? Cosa fare? Allora, intanto posso lasciare il sito dell'Associazione Amarlui di Perugia, che è www.amarluipg.it. Uh-huh. Poi noi siamo rintracciabili nei social, quindi in Facebook, e attraverso anche i nostri numeri telefonici, che eventualmente anche voi come redazione, il mio numero, potete lasciare. Bene. E questo è un po', ecco, perché poi attraverso questo strumento di Facebook abbiamo anche una pagina e questo sito con il quale insomma ci relazioniamo. Allora, ricordiamo il sito amarlui.pg.it? No, allora www.amarlui.pg.it. Perfetto, benissimo, ecco. Quindi
chiaro per entrare in contatto con Cristina, che salutiamo e ringraziamo tanto, così come ringraziamo anche suo marito Giorgio che si trova al lavoro, che fa un lavoro importante, fa nascere bambini se non sbaglio, no? Sì, lui è il direttore della clinica ostetica di Perugia e quindi ecco è stato richiamato per il lavoro. E comunque vogliamo dire che sarà in uscita anche un nostro prossimo libro che, di cui ancora non sveliamo neanche il titolo perché non abbiamo potuto far uscire prima, è tutto pronto, ma aspettiamo. Ecco, bene, e allora Cristina ci risentiremo quando il libro sarà stampato, avremo avuto modo di leggerlo e quindi poi ci confronteremo con una piacevole chiacchierata come in questo caso. Grazie ancora per essere stata con noi, tanti saluti a Giorgio tuo marito e a tutta la tua bella famiglia. Grazie ancora a Cristina Righi. Grazie di cuore a voi, grazie davvero.